Lui era Campobassano, io pure sono Campobassano, di nascita i miei genitori. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ma lui mi chiamano Angelina, ma io mi chiamo proprio Angelo. Che da piccolini ti danno sempre vezzeggiando. Diminutivo. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. E io ero giovanetta. Se andavo e ho fatto l'infermiera. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Quando ho comprato questa casa io ero giovane, tenevo 50 anni. Ma non ne tengo più 50 anni, che 20 anni fa. Ne tengo 70, più di 70. Però mo non ce la fai più, prima scappavo, come facevo non alla noi, ma mandiniamo alla miniera e certo. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Questo qui ci sta, erano i primi. Non porta Joy che mi aveva regalato mio fratello, me lo portò che andò a fare il militare. E allora forse non sapevo che portavo questa musica. Che bello! Questa musica. E quest'altro me l'ha regalato mio marito i primi anni sposati. Che a lui piace perché c'è stata questa ballerina qui, che è la ballerina lì. Tengo per la musica, ti credo che non c'è la musica. Dove? Dietro. Che poi me l'ha fatta aggiustare parecchie volte mio marito, Che si rompeva? Si rompeva, girava la bambolina. E con il carillon ci stava, mo ci sta la corda, ma non torna più. Lo sorgeglio dice, sono cose vecchie, signor, ma chi va aggiustato? Di fatto non aggiustano manco più orologio. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Adesso come altro Dio me lo devo buttare, invece è venuto questo della televisione. E che ha detto? Ha detto, signor, potete fare questo? No, non lo buttare. I dischi. I 90 giri, 45 ce giri. Ce li hai? Su quello stereo. Ok. Mi sentiva. Che adesso lo dovrei far aggiustare perché ci sta ancora la voce. Però a volte se ci metto i nastri, non ci stanno i nastri. Dici non si sentono più? Si sentono, però vengono a volte, mo ci sta il. Come si chiama? Il CD che a me me l'hanno fatto, io l'ho dato due volte perché ho fatto il saggio al centro anziani e mi hanno dato 2 anni questo CD e ho detto con Mauro, lo conosci, ho detto Mauro, però né l'ho sentito e né l'ho più avuto indietro perché non lo posso richiedere in quanto quel giradisco qualche volta lo apro e lo sento. E chi l'ha mai visto? Che cos'è? È un saggio che ti dicevo che siamo fatti là, vero? Quello è il saggio e chi è? Mi stanno capendo, vedi? Hai saputo questo? E dice, ma chi lo butta? E no, non ci sta niente dentro, ci dovrebbe... Che questi nastri non vanno più. No, pure questi, vedi? Sono già vecchi ormai, questi già antichi. No, perché non le fanno non più. Non antichi, ma sotto patrono una casetta di questi.
Renato Carosone. Renato Carosone. Mm-hmm. Dice, non mette questa nascita di Renato Carosone. E quello sentivo. E quando metto questo, mi ricordo tutte le cose che mi diceva mio fratello. Vedi un po'. Che bello. Certo. Quindi non è che la spagnola, dice che non lo sapete, la spagnola sa mar così, bocca a bocca la notte lì. Invece io mi inquieto, quando sento alla televisione dire vedete su televideo voi, dico ma uno che è anziano, come fa? Come fa a vedere voi? E no, io che intendo né come si chiama? Televideo. Né. E come faccio a sentire sto il mio orto? Dico, dovrebbero fare un po' di trasmissione per questo motivo, un po' più. Gli anziani un po' più. Perché mettono tutte le cose giovanili, ma non lo sa bene. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.